Poracci, bravi perché avete riconosciuto immediatamente uno dei giochi più orrendi mai usciti per Xbox. Ma attenzione perché vi siete confusi e avete invertito l'ordine delle parole. Il primo ad aver azzeccato il titolo corretto, che è Kinect Star Wars, è stato Designing Anime, mentre la risposta più sbagliata è quella di Smart Joy, che scrive Han Solo risposte sbagliate dancing. Sono fiero di voi. Ma passiamo oltre, continuando a ballare. Nuovo round di solo risposte sbagliate. Di che titolo si tratta? Sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, da oggi anche con i sottotitoli. Spero. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima per quello che verrà ricordato come il lunedì più opulento di sempre. Parleremo di un rumor che vorrebbe in arrivo su Switch una trilogia amatissima dai giocatori, della risposta di Sony al Game Pass di Microsoft e del possibile ritorno di Crash Bandicoot. Attenzione perché oggi c'erano così tante notizie che una, pur di non tenerla fuori, l'ho pubblicata come uno short. Mi raccomando, recuperatevi anche quello. Poi, assolutamente, oggi più che mai ho bisogno di un esercito composto e reattivo, perché la conquista non violenta di YouTube Italia è una battaglia che si combatte su più fronti. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche, seguitemi sul sito Viola e anche su Instagram. Poi, se siete proprio dei poracci fatti e finiti, mi raccomando, abbonatevi anche al Patreon, il Patreon dei poracci, che finanziano direttamente la realizzazione di questi video. Trovate il link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Ormai mancano pochissimi giorni ai The Game Awards 2021 e, nonostante l'orario proibitivo, li seguiremo insieme in live. E mentre ci avviciniamo sempre di più alla data X, emergono sempre più informazioni riguardanti i partecipanti allo show. Il buon Jeff Grubb ha confermato la sua tesi di qualche settimana fa ed è ancora certo che molto probabilmente durante lo show verrà mostrato del nuovo materiale relativo a Hellblade 2, Sinuous Saga. Difficile dire però se questo sia il tanto atteso reveal già anticipato da Jeff Keighley. Al tempo stesso però il presentatore ha comunicato che, visto gli scandali e le accuse legali che stanno circondando Activision Blizzard in questo periodo, l'azienda non sarà presente allo show se non attraverso i suoi titoli che hanno ricevuto delle nomination. Non aspettatevi quindi nessun annuncio a sorpresa da parte del colosso del gaming. Le prime recensioni della campagna single player di Halo Infinite parlano di un single player non rivoluzionario, ma di un titolo che è un ottimo Halo. E questo probabilmente è quello che tutti volevano da questo importante banco di prova per 343 Industries, scacciare lo spettro del pessimo Halo 5. Le sezioni meno interessanti sembrano essere quelle open world, ma nel cuore del suo gameplay, gli scontri a fuoco, c'è tutta la magia tipica della serie, che non è mai stata così divertente da giocare. Un approccio sandbox che rende ogni singola sparatoria un combattimento unico. Io non vedo l'ora di provarlo su Game Pass, e voi siete in hype per Halo Infinite? Un leak sembra finalmente aver svelato i primi dettagli su Bioshock 4. La fonte arriva da un video di Sacred Symbol, attualmente disponibile solo per gli abbonati Patreon del canale. Il giornalista Colin Moriarty ha affermato che Bioshock 4 sarà ambientato negli anni 60 in una città fittizia situata nell'Antartico. Il gioco sarà legato ai precedenti Bioshock e gli sviluppatori intendono pubblicare il gioco nel 2022. Manca poco. Attenzione, perché qui potremmo trovarci di fronte a un'altra bomba videoludica per l'anno prossimo, che si prospetta come uno dei più affollati di sempre. Chissà, dopo Infinite, come sceglieranno di portare avanti la storia di questo Bioshock 4. Ma in chiusura vi segnalo che è arrivata anche su Switch la patch per la GTA Trilogy, ma a parte alcuni evidenti miglioramenti, direi che la situazione è sempre più o meno la stessa. Per esempio il frame rate su GTA 3 continua a non essere ottimale, ma almeno ora pioggia e distanza di visuale sembrano decisamente più coerenti con quanto messo su dal motore grafico. Voi avete sperimentato netti miglioramenti? Ma passiamo alle notizie del giorno e iniziamo con un rumor che, tutto sommato, sembra abbastanza credibile. La serie di Assassin's Creed potrebbe presto tornare su Switch, non con uno degli ultimi capitoli, ma con una trilogia storica che andrebbe a ripescare alcuni tra gli episodi preferiti dai fan della saga. Credo che qualsiasi appassionato di Assassin's Creed non abbia problemi ad ammettere che i migliori episodi del periodo classico della serie sono quelli che vedono come protagonista Ezio Auditore. Assassin's Creed 2 e i suoi seguiti, Brotherhood e Revelations, hanno raggiunto delle vette qualitative mai più eguagliate dagli episodi
episodi successivi. Nel 2016 è uscita per PS4 e Xbox One una raccolta, la Ezio Collection, che racchiudeva la trilogia con tanto di DLC e due mini film che approfondivano la trama. Secondo l'account Direct Feed Games, Ubisoft sarebbe pronta per annunciare il porting per Switch, che affiancherebbe la Rebel Collection, il terzo episodio e la versione cloud di Odyssey, uscita solo in Giappone, su console ibrida. Meglio tardi che mai, ovvio. Io poi sono molto legato a Assassin's Creed 2, un gioco che mi fece impazzire all'epoca. Speriamo soltanto che, nel caso fosse vera la notizia, il porting venga fatto con la dovuta cura, ottimizzato a dovere, tutto su un'unica cartuccia, nell'edizione fisica e non a prezzo pieno. Ci possiamo fidare di Ubisoft? Parliamo ora di uno dei topic più bollenti degli ultimi giorni, di Spartacus, la risposta di Sony al Game Pass di Microsoft. Ora non c'è ancora nulla di ufficiale, ma l'articolo di Bloomberg è stato confermato da tutti gli esperti del settore e quindi ci troviamo di fronte a una vera e propria rivoluzione in casa Sony. Vediamo di cosa si tratta. Era nell'aria che prima o poi Sony avrebbe deciso di competere direttamente con Microsoft nel campo dei servizi in abbonamento, e questo Spartacus sembra avere tutte le carte in regola per contrapporsi al Game Pass, anche se con le dovute differenze. Spartacus è il nome in codice di un servizio in abbonamento che andrà a unire due servizi già esistenti, il Plus e il Now, e molto probabilmente, sempre secondo il report di Bloomberg, verrà chiamato semplicemente PlayStation Plus. Il lancio è previsto per la prossima primavera e vedrà il servizio articolato su tre livelli, con costi ancora da definire. Il primo livello, quello base, rappresenterà quello che è oggi il Plus, e tra i benefici messi a disposizione ci saranno l'online play e titoli gratuiti proposti mensilmente. Salendo nel livello di mezzo, gli abbonati avranno accesso a un grande catalogo di giochi, simile a quanto visto col Game Pass, mentre il tier più alto, il terzo, metterà a disposizione lo streaming via cloud, demo estese e anche l'accesso a una libreria di titoli classici PS1, PS2, PS3 e anche PSP. La differenza fondamentale rispetto al Game Pass sarebbe l'assenza di titoli first party disponibili già dal day one, uno dei punti di forza dell'offerta ultra competitiva di Microsoft, ma nulla vieta a Sony di continuare a inserire titoli da day one di terze parti, come recentemente è accaduto per Oddworld. Spartacus si prospetta come un progetto molto interessante che può dare nuova linfa vitale a un'offerta un po' confusa e mal pubblicizzata come quella del Now. Sony, dalla sua parte, ha alle spalle un catalogo impressionante di grandi classici e valorizzarlo tramite un unico abbonamento in stile Game Pass farebbe fare a PS4 e PS5 un bel salto di qualità che ancora è mancato nei confronti di Xbox, che a oggi è un ecosistema molto più convincente per quanto riguarda retrocompatibilità e accessibilità estesa del suo catalogo. Il futuro dell'industria verrà combattuto a suon di abbonamenti, ormai è chiaro, mentre Sony e Microsoft però sembrano voler investire seriamente in un futuro da costruire. Nintendo, col suo NSO, sembra solo intenzionata a guadagnare il più possibile nell'immediato, senza proporre un'offerta strutturata in grado di invogliare nel tempo gli utenti a rimanere ancorati ai suoi servizi. E voi poracci cosa ne pensate di Spartacus, del Game Pass e del futuro dell'industria? Io qualche gioco PSP me lo rigiocherei volentieri. E chiudiamo con Crash Bandicoot e in particolare con Toys for Bob, il team che si è occupato della rinascita del brand. Nulla di ufficiale anche in questo caso, ma se siete fan della serie, io terrei le orecchie aperte. Purtroppo, dopo il buon successo della Ensign Trilogy, l'ottimo It's About Time non è riuscito a lasciare un segno nelle classifiche di vendita, e sebbene non siano mai state rilasciate comunicazioni ufficiali in merito, è chiaro come Crash 4 non abbia raggiunto le aspettative di Activision. Il publisher ha relegato lo studio a team di supporto, e nell'ultimo anno Toys for Bob si è occupata esclusivamente del supporto continuo al free-to-play Warzone, e non sembrava ci fossero altri progetti in cantiere, almeno fino a qualche giorno fa, quando nella sezione carriere del sito di Toys for Bob è comparso un annuncio di lavoro relativo alla posizione di Senior Concept Artist. La cosa interessante è che si tratta dell'unico annuncio a non riportare alcun riferimento a Call of Duty, il che potrebbe far ben sperare. Toys for Bob potrebbe aver iniziato a reclutare nuovo personale per il prossimo episodio di Crash Bandicoot, o magari per un titolo totalmente inedito. Impossibile per ora dirlo con certezza, ma magari Toys for Bob potrebbe aver ripreso i lavori sull'ormai tristemente noto Wumpa League, un progetto nato sotto la stella sbagliata. Secondo voi, Toys for Bob è al lavoro sul nuovo Crash? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi
appuntamento a domani per un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Spartacus, Michele Bob. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!